più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. L'Emily, ovvero la rivale di Barbie, divenuta famosa un paio di anni fa per essere la ragazza più normale del mondo delle bambole, si è trovata il fidanzato, il suo Ken, diciamo, un ragazzo dall'abbigliamento casual in stile anni 90 e con un filo di pancetta. Insomma, lontano da quel Ken che Corriere.it definisce tutto smoking, muscoli, windsurf e decappottabili sportive. Secondo lei, hanno fatto bene a scegliere questa tipologia di uomo prima di tutto? Assolutamente sì, anche perché è più vicino alla realtà. È difficile trovare un Ken, no? Oggi come oggi, anche se ci sono, purtroppo, perché certi modelli che ci offre la società condizionano parecchio la vita sia delle donne, ma anche e soprattutto degli uomini ultimamente. Infatti questa scelta nasconde sotto il suo lato commerciale, secondo alcuni psicologi, un primo scacco contro questi modelli irraggiungibili che sono dettati proprio dalle bambole che si trovano nei negozi. Beh, sicuramente è una scelta interessante che diverge totalmente da quelli che sono i modelli estetici di questa società, una società più vicina forse a quella americana, ma l'idea di bellezza è molto diversa. Ad esempio in Kenya sono amate le donne molto, molto grosse, con grossi fondoschiena, in altri paesi donne piccole, quindi di fatto l'omologazione intorno a un unico vero modello estetico è dannosissima, soprattutto se questi modelli poi sono irraggiungibili. Perché il canone della bellezza non l'ha stabilito nessuno. Penso, poi che a me possa piacere un soggetto piuttosto che un altro, uno è libero di farsi piacere chi vuole. Secondo lei i bambini possono essere davvero influenzati da quello che è la fisicità della propria bambola, del proprio giocattolo? Presumo proprio di sì, secondo me sì. E poi comunque non è solo il giocattolo in sé, ma anche il bombardamento che c'è attorno di immagini, informazioni, e quindi il bambino poi associa il giocattolo che ha in mano a quello che vede intorno, e quindi sicuramente sì, gli offre un modello sbagliato secondo me. Certamente, un bambino è un recipiente vuoto, lo riempie con quanto trova. Se trova dei modelli dei modelli così divergenti dalla diversità, dalla pluralità, penserà che quella è la normalità, ma non lo è, non esiste, non siamo tutti Barbie, non siamo tutti Ken. Però qualcuno provocatoriamente dice: allora bisognerebbe abolire i soldatini perché fanno la guerra e le piste delle macchinine perché vanno veloce. Ma in realtà i giocattoli possono essere, riproducono, servono a bambini per riprodurre delle situazioni reali, e senza però gli effetti collaterali della situazione reale. Questo è il senso del gioco. Però io penso che i modelli estetici siano molto più pericolosi di soldatini oppure di macchinine o quant'altro, perché i modelli estetici influenzano la percezione che si ha di se stessi e quindi sono più pericolosi. Se rischiano di essere irraggiungibili oppure omologanti, allora sì che l'influenza sul bambino può essere pericolosa, davvero. Affezionati, sì, dal canone di bellezza che ti mostrano in televisione, ma in tutti i generi, non solo in televisione, ma anche a scuola. Anche io penso che anche i genitori dovrebbero educare i ragazzi, i bambini, fin da piccoli, a crescere nella normalità, di non vedere le altre persone, anche altri soggetti adesso io non so dire esattamente, però insomma crescere nella normalità e far capire che ciò che è bello non deve essere per forza bello per noi, ma deve essere bello per tutti gli altri. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.